Grazie, con voi a un nuovo video. In questo video vedete la realizzazione di questa nail art che seguirete fra poco e ho deciso di fare due nail art per il periodo primaverile, uno in questa, uno seguirà un altro video, dove appunto ho deciso di utilizzare dei toni nude, dei colori nuovi che mi sono arrivati di Mesauda che mi sono piaciuti tantissimo, e ho fatto una specie di fiorellino un po' strano. Se vi fa piacere seguite il tutorial al prossimo video. Un grosso bacio, ciao! Questa è la prima idea di nail art a tema primavera, dove ho utilizzato questi colori pastello nude che vanno tantissimo e ho fatto un fiore. Io ho utilizzato questo colore della nuova collezione di Mesauda che mi piace tantissimo, l'ho fatto vedere in tutti i social possibili e immaginabili. Mi piacciono tutti, sono dei colori nude, colori pastelli che vanno comunque di moda anche nell'abbigliamento e nel dettaglio questo è il numero 173. Io sotto una ricostruzione ho utilizzato il cover refill, quindi ho le unghie per questo motivo rosate che mi piacciono. Voi ovviamente avete sotto quello che volete e usiamo questo semipermanente, oppure se volete potete utilizzare il gel, oppure se fate solo smalti anche gli smalti, perché questa nail art come al solito può essere riprodotta da tutte. Lo stendiamo monocolore su tutte le unghie, una, cioè due o tre passate a seconda dell'intensità, perché i colori pastello tendono ad essere leggermente chiari. Io ho fatto solo due passate. Ora prendiamo un sigillante opaco, io l'ho preso sempre di Mesauda, e opacizziamo diciamo l'unghia con questo sigillante perché poi sarà più facile per noi decorare. Io utilizzo l'art gel white, che è come se fossero gli acrilici ma sono praticamente dei gel, voi potete usare anche l'acrilico stesso. Prendiamo il nostro pennello 00, il mio è il solito di Noemi Nails che utilizzo ormai da un secolo, e iniziamo a fare queste righe trasversali. Mano ben salda sul tavolo, quella con in mano il pennello ben salda vicino al vostro corpo, e usiamo la punta perché dobbiamo fare delle linee più fini sotto che possiamo. Io delineo prima la linea, poi la riga, poi avvicino ovviamente la mano perché è con la videocamera è difficile, verso di me per renderla più dritta, come vedete. Adesso facciamo le righe dalla parte opposta, così riuscite un attimino più a vedere. Non utilizzate tanto prodotto perché comunque poi andremo a definire meglio la riga e se no si intuzzisce troppo. Scegliete voi se fare 2, 3, 4, 5 righe a secondo di quello che piace a voi, a secondo se il fiore lo volete più grande o più piccolo e soprattutto quanto spazio c'è sulla vostra unghia. Ho deciso di farvi vedere perfettamente tutti questi passaggi, almeno avete modo di capire esattamente come mi muovo io, cosa faccio io, insomma di capire bene tutto. Ora facciamo questi petali all'interno dei quadrati che si sono formati, cercando ovviamente con senso di creare appunto questo fiore, dove c'è una parte centrale e quattro petali laterali, quindi quello dipende un po' quanti ne avete fatti. Questo è il risultato del nostro fiore. Dopodiché all'interno facciamo delle altre gocce, come appunto state vedendo dall'immagine, e poi facciamo queste specie di righettine nei buchi che sono avanzati. Penso che dall'immagine si capisca esattamente tutto. Ogni tot di tempo mettete la lampada a catalizzare, se no siete rovinati se usate il gel, se no l'acrilico asciuga l'aria. All'interno facciamo dei pois col colore che abbiamo usato di base, e una volta che è tutto catalizzato o con l'acrilico tutto asciutto andiamo a sigillare. Una volta che è finito, questo è il risultato finale della nail art. Spero tanto che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate. Al prossimo video, un grosso bacio, ciao!